Allora, professor Bennato ha sentito l'offerta di questa settimana, secondo lei che offerta è? Beh, mi sembra un'offerta molto interessante soprattutto perché mi pare di notare che domina l'Europa nell'offerta di questa settimana, ci sono film italiani, film francesi, quindi secondo me il fatto che si sia spostato in Europa l'asse dell'offerta settimanale è un buon segnale soprattutto per la capacità che ha il cinema europeo di offrire storie e grandi narrazioni. Per quanto mi riguarda, io sicuramente sono rimasto molto colpito da Another End di Piero Messina perché mi piace molto questa idea giocata fra il thriller e la fantascienza, in cui bisogna dare l'ultimo addio ad una persona, ma non avendo avuto il tempo di risolvere tutti gli affetti, si, si innesca questo meccanismo per cui c'è la possibilità tramite appunto una tecnologia di poter dare ancora l'ultimo saluto in un tempo limitato. Questo mi sembra veramente una bella storia, soprattutto perché mette alla prova la nostra... Capacità di gestire i sentimenti ad una dimensione così drammatica e così importante come quella della rottura dovuta alla morte. L'altro film che mi ha colpito molto è May December di Todd Haynes perché mi piace molto questo thriller giocato sull'attrice che deve interpretare un personaggio importante che quindi c'è il tema del doppio, del doppelganger che quindi viene a essere riscritto utilizzando appunto il rapporto fra chi interpreta il. Fra il personaggio e il suo interprete in una dialettica che sicuramente crea una tensione prima che emotiva una tensione tipo esistenziale, il che è molto, è molto importante. Poi c'è un'altra un pellicola che mi sembra che mi ha colpito molto perché non è di quelle che capita spesso di vedere rappresentate sul grande schermo che Zafira, l'ultima regina, il fatto che sia ambientata in, appunto in Afghanistan nel 1500 mi sembra una bella ambientazione, molto interessante, dove c'è una donna forte che deve confrontarsi col potere politico in un contesto di cultura islamica quindi mi piace molto come, come viene, viene reso, soprattutto perché mi sembra anche un'ottima occasione per eh, osservare Periodi storici e eh, zone culturali che magari non sono state molto, eh, diciamo così, al centro dell'attenzione delle narrazioni, ma che sicuramente hanno qualcosa da dire nel nostro rapporto col mondo circostante e con la cultura. Riandiamo a Catania, professor Bennato, la classifica, un suo brevissimo commento a questa classifica. Allora, mi sembra una classifica piuttosto interessante per due ordini di motivi. In primo luogo, perché sicuramente c'è l'onda lunga eh, il, delle, di, degli Oscar, quindi c'è il ritorno di alcune pellicole che avevano fatto il loro ciclo e, ovviamente, grazie all'Oscar sono tornate di nuovo in auge. Il che mi fa molto piacere perché io sono stato un grandissimo appassionato di Oppenheimer. E poi, per quanto riguarda le prime posizioni, ovviamente, eh, sicuramente il fatto che ci sia Dune da un lato e la zona di interesse dall'altro fa capire come ci sia un bisogno non solo di utilizzare il cinema come, come grimaldello per interpretare il, il periodo che stiamo vivendo e ovviamente penso alla zona di interesse, ma anche come un luogo per respirare grandi narrazioni e grande voglia di eh, osservare una grandissima storia, una grandissima saga con tutta la potenza che la narrazione cinematografica mette a disposizione. Quindi sicuramente è una, è uno, diciamo così, una classifica molto interessante che mi dà anche delle indicazioni su cosa potrò andare a vedere nelle prossime settimane.